obiettivi? Come sono? Alla punta dell'albero di Sara. Sarete tu voi. Vai, Donina. Gli altri? Sì. No, Sara, di qua, stai di qua te. Che io e la mamma almeno di qua ci muoviamo. Che vai a prendere le cose. Grazie, nonno. Però mi potessi stare in mezzo o sull'angolo? Dove muovi? Eh? Dai, saltiamo dentro. Infatti faccio passare la mamma. Dimmi com'è, nonna? Lascia, mamma. Non lo vedo il sapone. E qua il sapone, cicola. Vabbè, già. Oh, ho fatto anche così di burro. Ma la saletta ha fatto lì, sì, Wow! Buonissimo, ragazzi. Buono, ma? Così siete sempre tu e lui. Ma sento io! Ma è lui! Ah, vabbè, infatti sono uomini. Esatto. Lei ha parlato, lei ha parlato da zitta. Hai ragione, fatti 5, Sara. Ammonitela. Hai ragione. Ammonite quella. Ammonitela. Licenziala. Linguaccia. C'è il culo, dove andavi? Cosa, Sara? Ma che è? Sanatorio questo qua. Ma freddo, appena finito qui. Allora, Volevo assaggiare come era l'ora. Ora so assaggiare. Dai, so che tu. Non hai detto vuoto tanto. Mi hai fatto lo scarpe. Io ti dico le cose. Beh, alla fine c'è, devi mangiare quello, per modo. Ti come uno di gamberetti. Sì, davvero, stai buono! No, vieni, ma sì, vai! No, bello! Bello, il mio ripicone, vieni qua! Il mio maccio! Ma che fa? Mi prende per il naso, Il mio maccio! Quando non lo sta vicino, ti sento di qualche cosa perché ha paura! No, mi sta così, male o stare bene fa male proprio per loro. Perché amore? Non ti cambia male, una cosa. Ma reagisce, mi reagisce. Non è vero, dillo cosa. Nel bene o nel male loro mangiano. Mangiano. Ma è una cosa che mi dico una volta invece Sara c'è la tutto il giorno! Tu augura di essere tutto il giorno. FDL, papà la diciamo che sta mangiando tanto nel suo stato. Non sta mangiando tanto nel suo stato, però è un eufemismo che lo mangia Sara. Melissa mangerebbe il quarto di quello che mangia Sara, un quarto lo basta. Perché non mangia neanche il quarto di quello che mangia Sara. Am papà buona, am papà buona. Ah, papà buona. Mi sta prendendo per il culo. Ah, papà buona. Un pochino però, Io? Vai, Tommy, si è già sentito. Dai. Bambo. Perché questo è la più difficile. Nonna! Mini libro! Le pinghie volanti! Grazie! Quanto ci mette tua mamma a leggerlo? Tiro tutta la tua mamma, fuori testa la mamma! No! La secchiamo del tutto! Ma vieni qua vicino, dai! Uno, no, due! Fuori! Va bene, vado! No, non via, fuori! C'è da dopo, bravo! Anche tu vai fuori, fai il gioco a te. Vado? Aspetta, faccio di più. Dove vai? Ciao, cugina.
colpisco in testa Sara diretta, guarda proprio in direzione Sara. Ti fa male il tappo. Vado? Franco? Roby? Guarda che ti faccio la cosa, io sì, un bacino. Guarda che ti faccio la cosa. Guarda che ti faccio la cosa. Guarda che ti faccio la cosa. Guarda che ti sì. La carne puoi mettere dentro, ci aspetta. No, beccata! Se mio fratello, no, è venuto a primo dava fastidio sempre io, parlo, era lì che stava facendo il po' di fa. Ma prendi un bastone e ti cagliano in testa, ma così per dire. Ha preso lo spazzetto dal manico, gli ho dato in testa. Boom! Ma fratello! Dimmi. Non potevi dire niente, ma me l'hai detto tu! Tu sei quello che vuoi, dice per me. Perché la moto mi guarda sotto l'occhio. C'è ancora, non so se è adesso o di qui o di qua. Che bacca, qua. C'è il corrente intorno alle lapidi? Eh sì. Perché? Era il cimitero con i lumi aerei. Era già uomo. Perché? Tu stai fermo, non è che sono corto per beccare un vino spiegato. Ma che c***o! Sì, come te la sei fatta quella di cicatrice? Non sbattere contro una lapide. Ma per l'amor di Dio, vicino al cimitero? Ma perché vicino al cimitero? Quando siamo andati via da Fiordello, io e lei cercavamo le case. Io non vengo, andate voi. Quando è quella del giusta, vengo per voi, vengo a vederla. Voi avete massimo sforzo, massima resa, no? L'unica condizione,
non la vuoi così, la vuoi cosà, la vuoi bassa, la vuoi alta, la vuoi ciotta, la vuoi larga, la vuoi... No, l'unica condizione non deve essere vicino al cimitero. Ma cazzo che vuoi? Scusa, non hai mica fare nessuno lì, è tua madre. Beh, allora... Vabbè, ma non lo so dire al cimitero. Guarda qua, hai che si abbiamo detto, però passi da questo lato, non passi da questo. No. Dalla signora dell'appartamento, quella che vendeva le case. E mi ha detto, guarda, il mio marito c'era fissa di cimitero, quindi lei non venga giù da qua, venga giù da qua, faccia il giro esterno, fa il giro dall'altra parte, in modo che una volta che l'abbia comprata, se la vede, chi se ne, ma bisogna farglielo vedere. Cioè, non allora, ma nessuno la vede, ci entri, ti porta, non la vede. Io mamma di un poco. Non c'è da parlare al sigla. Guarda mi guarda. Ma sì, hai visto come lo guarda? Ogni volta che te la metti in bocca ti guarda per dire. Oh! E te la mangi tutta? Oh, tutti. Invece quando ci vedi i baffi. È una macchina da guerra. No, dai. Lei proprio, lei proprio con te, pollo, simile il pollo. Ah, ti piace, mi fai un torto. Prova a dargli le rane allora. Andava bene la carne, quella che abbiamo preso. La pappa che abbiamo preso.